Scomparsa senza lasciare traccia. Carla Rovaldi, fanese di 84 anni, il 21 febbraio esce di casa in via Franceschini nel cuore della notte con indosso solo il pigiama e le ciabatte da camera nella zona del porto e viene inghiottita nel nulla. Le ricerche, che dureranno oltre una settimana, si concentrarono subito nella zona del porto, pensando ad un gesto infausto dell'84enne. Da Bologna arrivarono i sommozzatori dei vigili del fuoco che scandagliarono tutto il porto canale, ma senza trovare nessuna traccia dell'anziana. Nei giorni successivi, le unità della Capitaneria di Porto ispezionarono il tratto di mare tra Fosso Seiore e la foce del Cesano, ma anche queste ricerche andarono a vuoto. Oggi, in occasione del dragaggio del porto, la figlia della donna scomparsa rivolge un accorato appello all'amministrazione comunale e alla ditta che eseguirà i lavori. Essendo venuta a conoscenza che si faranno questi lavori di dragaggio, peraltro leggo dalla stampa che saranno seguiti anche da un tecnico della Regione Marche e tutti i lavori saranno fatti, visionati da una telecamera, l'appello che faccio è di porre la massima attenzione per le ditte che ci lavoreranno e per i tecnici che saranno lì, se riescono, se individuano, trovano qualcosa, un resto di un vestiario del corpo di mia madre. Ecco, chiedo semplicemente questa collaborazione qui perché è una cosa importante per me, per umanamente, per mia madre. Ecco.